Giocatore ormai conosciutissimo, visti i suoi risultati, i suoi numeri di successi, è Montanari sicuramente uno dei giovani più promettenti in Italia. E dall'altra parte invece vediamo il nostro presidente Michele Monaco con il suo compagno di gioco Dalla Riccia. Diciamo che queste due coppie non hanno avuto grossi problemi per arrivare qui in questa finale con risultati abbastanza netti, soprattutto nelle semifinali dove Matrizia e Montanari si sono imposti per 7-1 su Pier Giovanni e Falappa, mentre Monaco e Dalla Riccia si sono imposti per 7-2 contro Sini, Davide e Sini Riccardo, padre e figlio, che insieme sono, ecco, la coppia padre e figlio insieme anche ai Vignola, che hanno partecipato a questo torneo di doppio, cosa che per come la vedo io, credo sia veramente, veramente bella. Diciamo il sogno di qualunque giocatore di biliardo, forse, è una cosa che ha fatto molto piacere. Venendo alla partita, hanno vinto l'Acchitto, Monaco e Dalla Riccia, e vediamo come adesso al tavolo. Vediamo come adesso al tavolo c'è. Cioè, hanno tirato una difesa, ecco, inquadratura dall'alto, quindi non vedevo chi tirava. Adesso andiamo un po' ad analizzare questo tavolo, abbastanza forse complesso per quanto riguarda il passaggio dalla 1 alla 2. Difesa qui non riuscita perfettamente, in quanto adesso la 1 è visibile, infatti c'è subito un'imbucata, ma lasciate questa, la 2 viene forse un po' difficile, soprattutto il passaggio 2-3. Allora, Matrizi ora al tavolo, probabilmente farà un passante, imbucherà la 2 a salire di due sponde, e infatti la sbaglia perché comunque una palla abbastanza difficile. Vediamo se resta bene. No, non resta bene perché lascia il tiro a Michele Monaco. Tiro non scontato, perché comunque il passaggio dalla 2 alla 3 sicuramente non è semplice. Vediamo adesso la particolarità del doppio, il fatto che i giocatori si possono consultare, consigliare, che potrebbe, ritengo sia un'arma a doppio taglio, perché a volte può creare dei disguidi o dei fastidi, mentre altre volte può essere di aiuto. Qui Monaco pulito nell'imbucata, adesso diciamo che il tavolo potrebbe sembrare più semplice, tolto il problema della 2 e della 1. Vediamo adesso Dalla Riccia, giocatore che, anche non essendo di categoria alta, perché anche lui è un Serie B, ha mostrato le sue doti da imbucatore eccezionali, veramente. Per quello che ho visto io, come imbucata e controllo della bianca, è veramente, veramente bravo. Anche lui promette bene. Vediamo adesso Monaco al tavolo con una 4 non semplice, dovrà tirare. Forse, non so se tirerà a stecca alta. Infatti, ecco qui che prova. Ah, ecco, tiro di difesa, quindi preferisce non attaccare e lasciare una biglia coperta. Vediamo, la biglia numero 4 non è imbucabile in questo momento. Vediamo Arian cosa proverà a fare.
si consultano intanto. Arian, giocatore sicuramente di grandissima esperienza, è lui che può consigliare adesso a Luca Montanari magari il tiro da poter seguire. Montanari ha tentato un'imbucata ai limiti del possibile, secondo me. Colpisce entrambi i Ganassi e va bene così perché la 4 adesso sicuramente non è semplice, in quanto bisogna stare attenti. Allora, al centro sicuramente non è imbucabile perché ci sarebbe da tirare un tiro estremo. Tirarla in angolo è fattibile anche se mezza buca o parte della buca è coperta dalla 5 e il problema però, oltre alla difficoltà dell'imbucata e anche il tenere la bianca per evitare che vada nella direzione della buca centrale. Quindi vediamo adesso dalla riccia, infatti riesce ad evitare il pallino in buca centrale, ma l'imbucata con la mezza buca, quella 5 gli ha dato fastidio e non è riuscito a indirizzare bene la 4. Anche qui adesso non c'è possibilità di attacco, in quanto il rimpallo con la 5 ha portato la 4 dietro la 7. Arian Matrizzi vede un pezzo di 4, ma sicuramente non può attaccare. Cerca e trova in modo egregio un'interferenza sia della 5 che della 7. Ricordiamo le modalità di gioco perché giocando in coppia il tiro è sempre alternato, quindi per quanto riguarda la spaccata deve essere anche questa alternata, quindi quando tocca alla prima coppia, tipo prima hanno spaccato Monaco e Dalla Riccia, se prima ha spaccato Dalla Riccia il successivo break dovrà essere eseguito da Monaco. E intanto qui situazione interessante perché Monaco non trova palla, non riesce a colpirla e adesso c'è un treno facile che Montanari esegue in modo molto semplice. Quindi 1-0 perché si gioca il pallanove, le biglie non sono dichiarate e vince chi fa il 9. Le biglie devono essere imbucate in ordine numerico, quindi dalla 1 alla 9, ma vince solo chi fa il 9. Il bello e il brutto di questo gioco è che paradossalmente anche su un break, come il tiro diciamo, che sta per essere eseguito adesso da Arian Matrizzi, se va il 9 giù, la partita è vinta. Quindi 1-0 per Matrizzi e Montanari. Matrizzi al break, imbuca la biglia d'angolo, la 7 e la 8 passano la linea di testa, quindi il break è regolare. Break regolare perché un break per essere regolare necessita che almeno tre biglie tornino dietro la linea di testa. Per ogni biglia imbucata se ne scala una, quindi in questo caso una biglia è stata imbucata, è sufficiente che tornino dietro la linea di testa altre due biglie. Se se ne imbucano due è sufficiente una, se se ne imbucano tre non è necessario. In caso contrario abbiamo un illegal break e quindi poi il tiro passa all'avversario. Non è questo il caso, perché Arian ha fatto un ottimo break, dando a Luca Montanari la possibilità di vedere questo 1, sicuramente non facilissimo, visto il cavallo, diciamo, sulla 8, quindi ha dovuto tirare la stecca alta, e infatti ha precluso quello che è stato il piazzamento per la 2, perché è andato a colpirla, cosa che sicuramente non voleva farla, e la buca ora è coperta dalla 7 e dalla 8. Arian, che è un giocatore di una sensibilità estrema, riesce ad incastrare adesso la 2 in mezzo alla 7 e la 8 e la bianca in copertura. Vediamo intanto che nella Riccia e Monaco discutono su quelle che possono essere le possibilità per
risolvere questa situazione. Sicuramente l'obiettivo è quello di cercare una controdifesa o perlomeno di non lasciare una 2 a vista, una 2 imbucabile ai loro avversari. Oddio, tira una bomba esagerata, gli va in parte bene e poi male perché va a colpire va a mancare totalmente la 2, la prende di ritorno sulla terza sponda, però poi il pallino finisce in buca. Quindi difesa eccezionale di Arian che è riuscito a guadagnare questo tiro con la biglia in mano. Qui c'è un errore clamoroso, forse dovuto anche alla poca esperienza di questo giovane giocatore che va a coprire con la 4 la 3 e adesso mette in difficoltà il suo compagno Arian. Vediamo, probabilmente Arian qui cerca il tiro di candela di una sponda. Vediamo se cercherà di imbucare o di dividere le biglie in modo tale da lasciare un'altra difesa. Diciamo che è una cosa che possiamo capire dalla forza, tira forte, quindi ecco, con questo tiro forte probabilmente ha cercato l'imbucata della 3 in angolo. Non trovandola, lascia gioco a Michele Monaco e Dalla Riccia. Non è una biglia bellissima perché il controllo è sicuramente fastidioso visto che è sotto sponda. Per di più l'angolo è scarsissimo, forse addirittura non c'è angolo, quindi dovrà giocare un colpo in testa con effetto a sinistra per battere sulla corta, sulla lunga e piazzare, avvicinarsi verso il 4, piazzarlo appunto verso la buca d'angolo. Il problema sarà anche dopo, perché andare dal 4 alla 7 è anche difficile. Qui si accontenta, Dalla Riccia si accontenta e si affida all'esperienza. Scusate, Michele Monaco si accontenta e si affida a questo punto all'imbucata eccezionale di cui parlavamo prima di Dalla Riccia. La biglia è imbucabile e anche se lontana, il problema è poi nel piazzamento della 7 che, essendo vicino alla 8, rende il tutto. Qui un quasi fluke, adesso se questa 4 avesse colpito la 9 fosse finita giù in buca, avrebbero vinto partita, ma così non è stato. Adesso vediamo come Luca Montanari andrà a risolvere questa situazione perché probabilmente non dovrebbe avere problemi nell'imbucata, ma il trovare un piazzamento ottimo per la 7 diventa comunque abbastanza complicato. Proprio per forzare, a volte ecco, vediamo spesso, a volte vediamo che i giocatori sbagliano anche delle biglie facili. Si potrebbe pensare a cioè, come è possibile, mentre il problema è proprio sul fatto che non è solo la biglia da imbucare, questo essendo un gioco in sequenza, è necessario fare la biglia, tra virgolette, parlando di tre biglie, fare la biglia 1 e piazzare la biglia 2 per poter tirare poi agevolmente la biglia 3. Quindi con questo ragionamento, se il piazzamento sulle biglie successive è più complicato, il giocatore tende a forzare la biglia obiettivo e quindi a sbagliare, come è successo in questo momento a Montanari. Non lasciano comunque un bel tavolo, anche se solo con quattro biglie, alla coppia Monaco-Dalla Riccia. Vediamo Monaco adesso dovrà fare un tiro di taglio, vediamo se attaccherà o difenderà. Taglia bene, gran tiro di Michele Monaco che va dietro al 7, quindi dal lato più lontano, diciamo, per imbucare questa 7. Qui il piazzamento è naturale. Nel momento in cui
andrà ad imbucare questa 7 nella buca in angolo lontana, il pallino andrà in automatico verso la sponda lunga, quindi il piazzamento sarà semplice. Il problema qui è proprio l'imbucata. La biglia direzionata bene, ma colpisce gli spigoli e qui lascia gioco a Matrizzi, che difficilmente ora sbaglierà sia la palla che il piazzamento. 8 dritto per Luca Montanari. Forse l'angolo un po' sbagliato, un altro angolo, con un po' più angolo o con meno angolo sarebbe stato meglio per spingere. Montanari va un po' di retro. Adesso Matrizzi non resta che imbucare la biglia numero 9 e così vincere questo triangolo. Siamo 2-0, e c'è da dire che sono proprio loro dall'inizio del torneo, un po' da tutti quanti, me compreso, erano considerati favoriti, in quanto veramente Matrizzi è ormai ai vertici della classifica dei nazionali da anni, se così possiamo dire. Montanari sicuramente è la promessa italiana, il giocatore più forte, quindi anche se è una Serie B, in realtà il suo livello è molto 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 superiore. Infatti anche in passato, in diversi tornei, ho avuto modo di vederlo e di vedere che ha vinto anche contro giocatori di livello ben più alto. Gran break qui, problema, un peccato per la 2 che non si vede. Dalla Riccia ha fatto veramente un bel break, anche la bianca controllata bene, rimasta praticamente al centro del tavolo. Peccato per quella 2 che si è andata ad avvicinare alla 5 e quindi non è imbucabile. Forse c'è la possibilità, ma non credo di imbucare il 5 usando la 2 come appoggio, ma probabilmente Michele Monaco tirerà una difesa. Infatti è così, ecco qui, obiettivo riuscito, perché quello che voleva fare era proprio superare la buca di centro, perché la buca d'angolo è coperta dalla palla numero 8, è un treno di una difficoltà esagerata, tirare il 2 sull'8 e imbucare l'8, quindi probabilmente adesso Arian sarà costretto a tirare una difesa, o meglio una controdifesa, visto che la risposta a quella di Michele Monaco. Vediamo se accosterà anche lui la 2 verso la 8, oppure un bel tiro questo di Arian, che riesce a sfilare il 2 facendo rifare due sponde lunga lunga e centralizzando in modo perfetto le biglie. Ha trovato anche un aiutino da parte di quel 4 che ha spinto la bianca verso la 5. Così ha centralizzato le biglie, ha trovato anche l'interferenza del 9 e quindi adesso dalla Riccia dovrà andare probabilmente o di sponda oppure di jump. Non so se forse vede un pezzettino di biglia, se vede un pezzettino di biglia cercherà di sfilarla per tornare giù, anche se dovrà evitare l'impatto con il 3, ma vedo che è andato a prendere il suo jump break. E proverà con un salto. Salto della biglia che, per essere regolare, il salto. Attenzione, perché qui ha fatto un tiro eccezionale dalla Riccia, ma perché è imbucato di sponda la 2, ma nello stesso tempo è andato giù con la bianca, quindi fallo e possibilità per Matrizzi e Montanari di portarsi sul 3-0 con un tavolo praticamente aperto. E dicevo, per quanto riguarda il jump, un tiro che può essere eseguito solo colpendo la palla dall'alto verso il basso.
mi capita spesso di vedere anche in sala giocatori che, cioè non giocatori, magari più amatoriali, che fanno saltare la biglia colpendola da sotto. Quello in realtà è un tiro irregolare, ma non è, molti non lo sanno. E vediamo anche che Dalla Riccia ha utilizzato il suo break, che smontato diventa più corto, e il minor peso, il diverso bilanciamento e la rigidità permettono alla bianca di saltare se colpita dall'alto verso il basso. Questa è, diciamo, un po' quella che può essere una spiegazione tecnica del jump. Tra l'altro sentivo anche una curiosità, leggevo proprio su Facebook di Joshua Field, giocatore di livello mondiale, che ha pubblicato una sorta di protesta perché a quanto pare è saltata l'idea di eliminare il jump, di eliminare questo tipo di tiro dal pool, cosa che a mio avviso è difficile, però vedremo cosa succederà. Intanto Montanari chiude con il 9, il tavolo era molto semplice, soprattutto con la palla in mano, quindi si avviano verso un distacco ben più elevato, perché siamo 3-0. Si arriva ai 7, quindi la prima coppia che arriva a 7 si aggiudicherà questo torneo. Nel frattempo non ci sono in questa gara, sia nel doppio che nell'IPT che avrà inizio domani, Fabio Petroni e Daniele Corrieri, che sono impegnati proprio nella World Cup Pool, che è un torneo di doppio su invito, dove loro andranno a rappresentare la nazionale italiana. Quindi facciamo anche un in bocca al lupo a Fabio Petroni e Daniele Corrieri, che giocheranno questo torneo e terranno alta la bandiera dell'Italia. Intanto dry break, in quanto il dry break è quando non vengono imbucate biglie. Adesso dovrà andare la coppia Monaco Dalla Riccia. Ecco Monaco che si appresta a tirare questa 1, un po' scomodo in quanto la bianca è molto vicina, forse attaccata alla 2. Proverà solo ad imbucarla, evitando il pallino al centro. Tiro infatti morbidissimo. La 1 balla, incredibile, balla 4 volte sugli spigoli e non entra. Rimasta lì, adesso vediamo Montanari che sfrutta la sua altezza per arrivare ovunque nel tavolo. La 1 è fatta, 2, 3 non sono molto problematiche. La difficoltà, quindi la cosiddetta palla chiave che c'è in tutti i tavoli da pulire. Tutti i tavoli che devono essere liberati hanno una palla chiave. In questo caso, per come la vedo io, è la 4, o meglio il passaggio dalla 4 alla 5, perché c'è quel muro di 8, 9 e 7 che può dare fastidio. Quindi fondamentale sarà anche adesso il piazzamento di Luca Montanari. Vediamo se lascia un angolo perfetto, ha fatto veramente un gran tiro perché ora Arian probabilmente spingerà questa palla passando in mezzo alla 9 e la 8, piazzerà il 5. Infatti così è. Adesso l'importante è imbucare questa 5 e lasciare un po' di angolo per la 6, e una volta risolto anche questo, chiamiamolo problema, ma visto il livello di gioco che hanno mostrato questi due giocatori oggi, secondo me problemi qui non ce ne sono. Infatti Montanari è preciso, lascia Arian un po' scomodo perché dovrà tirare questa 6 a stecca alta, in quanto c'è la 9 che interferisce, dove c'è la 9 adesso dovrebbe andare la mano. Infatti ecco, vediamo Arian è
un po' scomodo nell'esecuzione del tiro. E proprio per questo motivo va a sbagliare la 6. Gliel'ho un po' tirata, gli ho un po' tirato i piedi. Lascia una palla vicino alla buca, quindi semplice da imbucare. Il problema è il sottosponda, quindi con la bianca sottosponda è costretto quasi a dare un colpo in testa. Quindi il problema adesso è quello di riuscire a tornare un po' più indietro, un po' dall'altra parte della tavola e avvicinarsi alla 7, perché imbucando solo la 6 il tiro successivo sarebbe troppo complesso. Infatti è proprio di questo che adesso Monaco e Dalla Riccia stanno discutendo. Al tiro c'è Dalla Riccia, vediamo cosa gli ha consigliato Monaco, probabilmente di girare, quindi andare in testa con effetto a destra. No, ecco qui, Dalla Riccia tira, riesce a dare un pizzico di colpo in pancia e di effetto a sinistra, e quindi a tornare con la bianca almeno sulla linea della Kitto. Adesso Monaco dovrà dare una bella steccata morbida per evitare il 9, perché naturalmente imbucando la 7 il pallino va verso il 9. Riesce ad evitarlo, ma non lascia una bellissima palla. Dovrebbe esserci la 8 in buca centrale, non è comodissima. Vediamo se Dalla Riccia confermerà tutto ciò che ha fatto vedere oggi, soprattutto nella precisione dell'imbucata. Guarda attentamente la palla, anche perché è necessario successivamente piazzare anche il 9, lasciare un tiro comodo per Michele Monaco. Qui sbaglia, vediamo se gestisce bene la forza. Sì, ha gestito bene la forza, perché ha giocato in modo intelligente, perché ha sbagliato la palla dal lato giusto, con la forza giusta, quindi se l'avesse imbucata avrebbe lasciato un tiro comodo, una 9 comoda al centro per Monaco. Avendola sbagliata con la forza giusta, ha colpito tutte e due le sponde, portandola a 8, quasi attaccata a sponda corta. E quindi adesso non imbucabile, o perlomeno difficile che un giocatore provi ad imbucare. Intanto Montanari voleva sfilare l'8 sicuramente per portarsi con la bianca dietro il 9, ma lo colpisce troppo grosso, quindi non lo sfila abbastanza, quindi l'8 sale verso la buca d'angolo, e il pallino perde velocità e non va dietro il 9, ma va ad impattare contro. Quindi adesso Dalla Riccia si trova questo 8 praticamente dritto. Discutono Dalla Riccia e Monaco che è al tiro. Vediamo se spingerà o se tornerà indietro. Decide di spingere in buca e gira molto molto bene. Riesce ad avvicinarsi abbastanza alla 9, e adesso è tutto nelle mani di Dalla Riccia. Vediamo come gestirà la pressione di questo tiro, perché se fa questa 9 si avvicinano, altrimenti sono 4-0. Bravo Dalla Riccia, che imbuca con molta tranquillità. Battono il pugno i due giocatori e cercano di caricarsi per tentare il recupero. Siamo 3-1 per Matrizzi. E Montanari.
Ecco qui Monaco che dà Michele Monaco, adesso va al break. Spaccata laterale. Dry break, perché nessuna biglia è andata in buca, ma break comunque regolare perché tre biglie hanno passato la linea di testa. Arian inchioda e prova un piazzamento difficilissimo, perché avrebbe dovuto attaccarsi praticamente a sponda corta per lasciarla 2, 2 che ora potrebbe essere imbucabile, ma forse al limite. Comunque gran tiro di Arian e grandissimo controllo della bianca. Vediamo se Luca Montanari adesso credo veda direttamente palla, quindi probabilmente imbucherà la 2, si appoggerà dopo la sponda alla 3, portandola verso il centro. Non imbuca la 2 però, forse distratto proprio dalla 3 che era lì vicino, e dal controllo, che tra l'altro è stato perfetto poi sulla 3, indirizzandola verso il centro con anche l'angolo per andare verso il 4. Peccato per la 2 che non è entrata, e adesso il gioco è nelle mani di Dalla Riccia. Controllo perfetto. Un po' di angolo c'è. Adesso il problema è tornare dalla 3 alla 4. Bisognerà giocare di colpo in pancia e molto effetto a sinistra per passare tra la 5 e la 7 con la bianca. Vediamo Monaco, preferisce una soluzione più semplice a quella che ho detto io in effetti. Passa tra la 7 e la buca, la 4 è imbucabile, piazzamento naturale per la 5. Anche qui è un ottimo tiro dalla Riccia, qualche difficoltà per Michele Monaco solo perché la direzione della bianca è verso l'esterno dal centro del tavolo, quindi ha dovuto prendere per forza una prolunga per poter arrivare sulla bianca e tirare in modo comodo. Girerà probabilmente a due sponde, ecco qui. Resta un tantino corto, resta un po' corto, sicuramente avrebbe voluto fare almeno 30-40 cm in più con la bianca, ma comunque è recuperabile. Il problema adesso è che imbucando la 6 a destra la bianca tende a scappare via, quindi o imbuca la 6 sulla sinistra, quindi non sulla buca più vicina, e scende per poi tirare la 7 al centro, oppure deve girare, imbuca la 6 a destra, e gira con effetto a sinistra a tre sponde, fino ad arrivare sempre per piazzare la 7 al centro. E infatti è quello che fa. La soluzione più semplice sarebbe stata quella di lasciare un 6 più dritto, in modo tale da andare poi a imbucare il 6, colpire la corta, colpire la lunga, e tirare il 7 nella buca d'angolo, sicuramente era più comoda, però hanno recuperato, dalla Riccia ha recuperato in modo a dir poco perfetto. Un po' scomodo Michele Monaco adesso con la mano vicino alla buca, vediamo se spingerà o cercherà di fermarsi lì. Spinge, quindi si accontenta solo dell'imbucata e si affida dalla Riccia, che adesso avrà da imbucare questo 8 abbastanza semplice. Il problema sarà un giro stretto di due sponde per poi lasciare il 9. Giro stretto perfetto, 9 praticamente dritto. E se Monaco imbuca questa 9, andiamo 3 a 2 e riducono le distanze.
Monaco in buca, perfettamente, quindi siamo 3 a 2 e adesso forse Arian Matrizzi e Luca Montanari che vedendo il 3 a 0, essendo andati 3 a 0, hanno visto una certa facilità sia di gioco che nel proseguire, nel cercare di vincere questa finale, adesso forse possono iniziare ad avere un po' più paura, quindi a temere i due avversari, i loro due avversari. Arian adesso al break. L'obiettivo del break è quello di imbucare la 1 al centro, la 5 è di lasciare la bianca in posizione centrale del tavolo. Qui Arian perde un po' il controllo, il break non è stato perfetto. Ma nonostante ciò, la 1 di rimpallo entra al centro e quindi il break è regolare ed è anche un bel break. Sono due le biglie imbucate. Anche in questo caso il tavolo non è complicato. L'unico fastidio, quindi l'unica palla chiave, se così possiamo definirla, perché in realtà poi non è neanche complicata, può essere la 8, o meglio il passaggio dalla 6 alla 8 per poter chiudere partita, perché la 5 e la 6 sono da parti opposte ed è necessario piazzare la 6 dal lato più vicino alla sponda dove c'è la 9, perché altrimenti il passaggio 6-8 diventa molto difficile perché c'è la 9 che fa interferenza. Qui Arian è rimasto un po' corto, secondo me voleva spingere di più e quindi lasciare una 4 più dritta per Luca Montanari, ma resta corto, non ha voluto forzare troppo quella 3 e adesso Luca dovrà tirare molto molto morbido per evitare che la bianca vada in buca. Infatti questa situazione un po' più complessa causata da Matrizzi in questo caso ha fatto sì che Luca non si concentrasse solo sulla palla, sul piazzamento, ma il dover risolvere il problema ha fatto sì che sbagliasse la palla. E adesso Monaco e Dalla Riccia hanno la possibilità di pareggiare. Vediamo come gestiranno questo tavolo. Spinge Monaco, questa 4, lascia una palla praticamente a 45 gradi dalla riccia. Diciamo che finché le palle sono dai 45 ai 30 gradi, sono gli angoli che io ritengo migliori per poter fare tutto quanto. Ecco, qui dalla riccia ha fatto una cosa che io non avrei, che io non avrei mai fatto, perché ha lasciato adesso la 6 cioè da imbucare con la direzione verso la 9. Oddio, poi con l'esperienza di Michele Monaco, giocatore sicuramente di livello altissimo, problemi non ce ne sono, in quanto ha risolto in modo egregio la situazione, non toccando proprio il 9, quindi è riuscito a scansarlo e ad arrivare dritto sull'8. Quindi 8 e 9, 8 tirerà dalla riccia, se in buca Monaco andrà a tirare il 9 e così ci troveremo sul, ecco qui, ancora un'imbucata eccezionale qui dalla riccia, con questa volta anche un piazzamento impeccabile e così siamo 3 pari. Adesso Matrizzi e Montanari chiedono il time out, probabilmente perché trovarsi da una situazione di vantaggio anche abbastanza agevole, che era quel 3 a 0, per poi con diversi errori, perché hanno sbagliato comunque molto più di quanto hanno sbagliato nel torneo in generale, perché li ho visti giocare veramente in modo solido, stavolta evidentemente forse
un po' la stanchezza, perché comunque è da stamattina che si sta giocando, c'è stato un calo di concentrazione. Il timeout a volte serve proprio a questo. Sei 3-0 sopra, vedi il tuo avversario che si galvanizza perché torna su, riesci a pareggiare sfruttando i tuoi errori, è necessario un break. Quindi si prende la pausa, ora hanno preso il timeout, andranno a bere qualcosa per resettare un attimino il cervello e quindi ritornare più concentrati di prima. Gabriele, se ci sei, cosa ne pensi di questo inizio di partita? Ci sono partiti forte i Montanari e Matrici, ma quell'errore gli ha costato sti 3 game di recupero. E hanno fatto benissimo a prendere time out, giusto come stavi dicendo. Sì, adesso dobbiamo vedere come se continueranno Monaco e Dalla Riccia, perché comunque sono in linea positiva. Certo. Mi sta sorprendendo molto, dico la verità, non conoscevo questo Della Riccia. giocatore, sì, però molto bravo davvero, molto Ma solido. aspetta un attimo ok, tutta la cuffia. Ma molto bravo Della Riccia e lo sto seguendo un po' con le lezioni, con il discorso, perché praticamente potrebbe essere un aspirante al campionato europeo under 23, perché comunque ha 21 anni, mi sembra. Ah beh, sì, piccolino loro. Sì, è giovane, giovane. E scusa, secondo che metto a posto una telecamera, ok, a posto. Sì. E praticamente è un po' sfaticato, diciamo, perché mi ha chiesto di fare qualche allenamento, è molto giovane, e ovviamente lui non ha nessuna conoscenza del pool continuo, però è un grande imbucatore, come hai visto, cioè c'ha un punto palla incredibile. Sì, vero, eccezionale. Però sulla visione di gioco, come tu ben sai, il palla 9 e il palla 10 hanno una visione di gioco comunque dettata dai numeri delle bille, devi seguire il gioco. Infatti io l'ho fatto allenare un po' più continuo e lì bisogna studiare, chiaramente. Mi Certo, ha certo. promesso che si impegnerà a studiare gli schemi, ora vedremo. Però è un peccato perché comunque veramente è un giocatore incredibile. E se riuscisse a capire un po' meglio il gioco, perché comunque va dietro alle biglie molto, perché sa di farle, allora. Però Sì, quindi potrebbe quando essere. trova la sequenza, chiaramente sa Bravo. che il tiro è quello e va in automatico, quando invece Esatto. c'è un po' più da scegliere. Entra un po' in Certo. difficoltà, complice anche probabilmente la poca esperienza. Certo. Però comunque un bel torneo, è una bella edizione questa qua, il doppio è molto bello, comunque, Sì, come a disciplina me da paura. è una formula che piace Molto molto. bello, sì. Vero. Io Sarebbe anche bello un giorno anche vedere un torneo di doppio di livello alto, magari tutto quanto di nazionali, Bravissimo, te lo anche stavo per dire, limitato. Sì, sì, bravissimo. sì. Te lo stavo per dire, sì, proprio fare una Italy Cup nazionali. Cioè, sì. E poi mi sembra di ricordare che hai fatto una partita tu online in doppio, giusto? Sì, contro io e Andrea Milioli, Esatto. contro Roman Hibler e la Esatto. moglie. Sì, ci hanno preso a pallate, però vabbè, in quel sì. caso no, non eravamo molto, molto allenati io e È una Andrea, quindi ci coppia stava. fortissima, è una coppia Sì. Sì, fortissima, Ibler. sì, sì, sì. Certo. Sì, anche in quella formula del gioco online è molto più divertente giocare in doppio, perché comunque hai il tuo compagno, hai interazione dal vivo e poi vai a vedere quello che fanno gli avversari. Sì, assolutamente. Ok, quindi 3 pari abbiamo. Siamo 3 pari. Ecco qui, sono tornati adesso. Esatto, e siamo in zona coprifuoco, tipo 4 minuti finisce coprifuoco, ma noi siamo tranquilli. Sì, anche perché comunque, ecco, ricordiamo, non l'abbiamo detto, siamo a Bolzano, alla sala Certo. 15 palle, e tutti i giocatori per poter partecipare a questo evento hanno dovuto eseguire un tampone.
un protocollo. Sì, assolutamente, proprio per poter giocare in totale sicurezza. Nonostante ciò, vedo proprio parlando di discorso Covid, che si è aperta qualche finestra, qualche spiraglio sull'Eurotour, perché se non ho capito male, il prossimo Eurotour si potrà giocare, quindi sì, solo la partita senza mascherina. Sì. Sempre ovviamente prima di fare il torneo con vaccino o quelli che siano. Ma infatti, esatto, sì, assolutamente. Sì, è proprio veramente, abbiamo vissuto un evento storico, praticamente questo. Sì. E il biliardo ne ha sofferto anche tanto. Sì, ne ha sofferto lo sport, ne hanno sofferto le sale. Certo. Quindi... Tutto quello che riguarda lo sport, ne ha sofferto. Sì. Speriamo di essere arrivati alla fine adesso con il discorso di vaccini e quant'altro, insomma. Speriamo che da settembre riparta tutto a pieno regime. Allora, per quanto riguarda la vita normale, secondo me ci trascineranno ancora un po' con questa questione, però secondo me a livello nostro, sportivo, da settembre la stagione ripartirà normale. Poi se bisogna andare al supermercato e magari avere delle attenzioni, sarà una cosa. Però comunque l'attività sportiva secondo me verrà ripristinata sicuramente. Sì. Qui abbiamo un bel tiro di difesa, vediamo Montanari. Sì, avevano la possibilità Monaco e dalla Riccia di portarsi avanti 4-3, perché il tavolo era abbastanza semplice. È rimasto, non ho visto se Michele o il suo compagno è rimasto corto sulla terra, esatto. Sono stati costretti a tirare questa difesa. Adesso Montanari andrà di jump, vediamo se cercherà l'imbucata oppure la difesa, trova solo un rimpallo, ma gli dice abbastanza bene, perché il 4 è coperto dal 9 dalla buca. Certo, nello stesso tempo adesso può provare dalla Riccia a continuare a dimostrare di essere un formidabile imbucatore. 4 su 9, 4-3 per la coppia di Roma. Vediamo se riescono. Ma sto 9 ce l'ha della Riccia, ce l'ha. Centro buca è anche un tiro intelligente, perché ha portato la bianca vicino alla sponda, quindi nel molto caso in cui non imbucava la 9 restava comunque coperto con il 4, quindi molto intelligente questo ragazzo. E intanto hanno superato i due avversari adesso, quindi i due romani della Riccia e Monaco si portano avanti 4-3. Adesso bisognerà vedere lo stato mentale, lo stato psicologico, come sia Arian che Luca reagiranno a questo cambio di direzione che hanno avuto Monaco e della Riccia. Adesso Montanari al break. Bel break. Gran break. Uno imbucato a centro, la palla in angolo. Tre palle addirittura sopra la linea di testa, un po' fastidioso forse il 3, quel 3 lontano con la bianca da sotto sponda, sarà difficile arrivare il 3 per il 4. Sì, molto. E anche mezzo dritto, se guardi nella telecamera dall'alto è proprio... Sì. Anche se conoscendo le doti di Arian possiamo aspettarci di tutto. Sì, perché... Perché gli ho visto fare cose sul tavolo da biliardo che veramente pochi altri in Italia sono in grado di fare, di replicare. Tipo questa. Tipo questa, imbucata, colpo in pancia pieno. Davvero, secca. Palla centro in buca. Gli ha lasciato un bel tiro, eh. Sì, ha quella 6 che gli dà un po' fastidio per quanto riguarda la comodità, però... Secondo me anche solo se la spinge dovrebbe anche riuscire a scansare il 5. Esatto, infatti, guarda. Scansa il 5, sì, perfetto. Bravo, molto bravo, anche Luca è molto bravo. Montanari.
Assolutamente. Modenario abbiamo un pulcino, qua sta sotto i 16 anni, quindi si parteciperà agli europei pulcini. Sì, Abbiamo due aspiranti a medaglie, comunque, perché abbiamo Sini e Montanari ai campionati europei, che comunque penso che per Sini forse ancora un anno dopo questo. E Sì. Montanari l'ultimo anno, però comunque sono tutti due pulcini, sono cresciuti molto perché hanno fatto gli europei già da 3-4 anni. Ed erano due Sì. bambini una volta, ora vedi che anche fisicamente comunque sono dei ragazzini. E Sì, assolutamente. quella categoria è molto importante perché io ho accompagnato spesso la nazionale Cini Juniores e comunque vedi proprio che anche il bambino di 12 anni talento, ma si trova davanti un ragazzino di 14 anni, 2 anni di differenza a quell'età sono tantissimi. Sì, assolutamente. Esperienza diversa, approccio sul tavolo diverso, quindi speriamo in quest'anno magari potrebbe Intanto sollevarci. qui c'è stata una reazione che io definirei quasi rabbiosa da parte di Matrizzi e Montanari, che sono andati sul tavolo a A partire chiudere da di quel prepotenza. tiro, a partire da quel tiro di Matrizzi formidabile, e hanno piano piano risolto tutta quella che era la situazione. Adesso vediamo Heinen, che con questa 9 Ecco qua, ha 4 pari trovato. e con questa chiusura vanno su pressione comunque di Bellarice e Monaco. Esatto, perché vengono da 4 game Esatto. consecutivi, convinti anche del fatto che Arian e Luca avessero accusato un po' il colpo, mentre invece c'è stata una reazione, secondo me, molto, molto, molto positiva da Sì. parte di questi due giocatori, che hanno veramente chiuso di prepotenza questo triangolo. Aperto da loro, quindi aperto e chiuso, cioè Monaco e Della Riccia non hanno avuto neanche la possibilità di poter entrare al tiro perché c'è stato un run out, una partita aperta e chiusa. Bravi tutti e due i giocatori a partire proprio facendo un riassunto mini della partita. Hanno fatto, cioè Montanari ha fatto un break pauroso, perfetto. Una Matrizzi ha fatto una prima palla che era la palla paurosa. probabilmente chiave, paurosa, poi è normale che dopo gesta di questo tipo il resto del triangolo è una barzelletta praticamente. E infatti è stato così. Adesso Monaco al break, Aia. non in buca, non in buca, ma non è neanche illegal break, ma è dry break. In quanto non ha imbucato. Vediamo adesso se proveranno a fare qualcosa direttamente su questa 1 oppure tireranno un push out. Push out che non è stato, ecco che Matrizzi fa adesso. Bocciato, In cosa consiste? Consiste nel fatto che il primo tiro dopo il break, il giocatore che ha diritto a tirare subito dopo il break, può scegliere di non tirare direttamente sulla biglia on, che in questo caso era la numero 1, e di spostare, tirarla bianca in una qualunque direzione, può anche non toccare sponda, può anche non imbucare, non è necessario farlo. E in questo caso Arian ha fatto push out e adesso la coppia Monaco della Riccia dovrà decidere, ecco nel caso della Riccia perché il tiro è il suo, dovrà decidere se tirare lui o cedere il tiro a Matrizzi. Ricordiamo che è tutto alternato nel doppio, quindi a parte proprio il push out. Quindi in questo caso abbiamo visto che Matrizzi tirerà 2 volte consecutive, perché lui ha fatto il push e nello stesso tempo, poiché Della Riccia ha deciso di farlo tirare, è lo stesso Arian che andrà al tiro. Quindi in questo caso non c'è l'alternanza, non è andato Luca Montanari. Comunque Arian è riuscito ad imbucare questa 3, probabilmente sfruttando un pizzico di parabola, quella stessa parabola che ha fatto sì che la 1 restasse dietro la 5, quindi non è riuscito a liberare. Qui è stato fortunato Montanari perché ha tirato di sponda per la velocità, secondo me, senza neanche pensarci, cioè nel senso ha tirato quasi solo a prenderla e a buttarla dall'altra parte del tavolo, quindi senza riflettere bene su ciò che probabilmente voleva fare, ma gli è andata bene perché questa 2
e nei pressi della buca centrale, ma dal lato sbagliato, in quanto dalla posizione della bianca adesso la 2 non può essere imbucata direttamente in buca centrale, non può essere imbucata in, nella buca d'angolo, perché ovviamente la bianca finirebbe dentro la buca centrale, quindi probabilmente o proveranno un tiro di difesa o proveranno a tirarla di calcio, quindi andando con la bianca direttamente sulla sponda corta e prendendo una mezza 2 sulla mezza 2 per imbucarla nella buca centrale. Non è un tiro difficilissimo, vediamo se decideranno di provarlo. Il problema è poi nella, nel controllo della bianca, perché la bianca scapperebbe dall'altra parte del tavolo. Ci pensano attentamente, vediamo se decideranno di tirare difesa o provare l'attacco sulla 2. Anche la difesa in questo caso non è semplice. Non... Vediamo Monaco però che punta diretto sulla 2, quindi probabilmente ha in mente un tiro difensivo. Tiro difensivo che non gli riesce, perché voleva avvicinarsi probabilmente con la bianca a sponda dove effettivamente è andato, ma il 2 nei suoi piani doveva scappare via e quindi andare dall'altra parte del tavolo. Così non è stato, e adesso Arian imbuca il 2, ma secondo me non lascia a vista la 3. Quindi Montanari prende il suo jump e probabilmente, cioè probabilmente, sicuramente cercherà di imbucare la 3 saltando la 9 che ostruisce la visuale, e non solo non si potrà accontentare di fare solo la palla, ma dovrà anche piazzare la 4. Imbuca e Arian dovrebbe vedere la 4, anche se non interamente, perché se la vede interamente può imbucarla e proseguire nel gioco. Ma da quello che vedo io, vede forse una mezza palla dal lato sinistro, quindi non dovrebbe avere la possibilità di imbucarla. Vediamo se deciderà di... qui io di alternative o prova una difesa oppure prova a tirarla di sponda, anche se è un tiro. Ecco, no, infatti smezza verso le sponde lunghe. Non è stato precisissimo, in quanto adesso un pezzo di 4 si vede, è possibile colpire con la bianca un pezzo di 4, quindi proverà adesso nella riccia a cercare a far difesa e quindi cercare l'interferenza probabilmente o con il 9 o con la 6 e la 8. Discutono intanto sulla soluzione migliore. Ormai siamo a 4 pari, si arriva a 7, quindi qui ogni biglia e ogni partita è importantissima, anche perché comunque si stanno giocando il titolo di questo torneo di doppio. Vediamo, c'è parecchia indecisione, però pare aver deciso. Vediamo se proverà un tiro di attacco o di difesa. Prova una difesa, cerca l'interferenza, come dicevo, della 6 e della 8, e lo trova in modo soddisfacente. Non è una palla dalla presa difficile, in quanto vicina alla sponda lunga. Vediamo se Arian riuscirà a smezzarla nel modo giusto, perché ora l'obiettivo difficilmente può essere quello di provare ad imbucare
di calcio, ma vediamo Arian che prende la mira per far sì che la 4 batta lunga lunga e si appoggi sulla corta in modo tale da centralizzare la 4 e lasciare la bianca in prossimità della 4. Ecco Arian che ha suggerito il tiro da fare a Luca Montanari, quindi vediamo se riuscirà ad eseguirlo. Oddio, lo esegue in maniera quasi perfetta, ha fatto esattamente quello che Arian gli aveva consigliato, sulla stessa traiettoria. La biglia in questo caso è imbucabile, ma il tiro è molto molto difficile. Al tavolo Michele Monaco, vediamo se deciderà di provare un attacco oppure se cercherà una difesa. In caso di difesa io vedo un tiro di due sponde, portando il pallino di nuovo dietro la 8 e la 6. Invece Michele cerca l'interferenza della 5 e credo l'abbia trovata. Anche in modo ottimo, perché questa è una palla che bisogna, se non si vede, perché dalle telecamere non si riesce a capire se la palla è a vista. Arian alza la stack, quindi probabilmente con un minimo di parabola dovrebbe riuscire a prenderla. Infatti così è, gran tiro perché trova anche l'interferenza della 6. Riesce a portare il 4 giù, ad andare con la bianca dall'altra parte, vicino a sponda, trova l'interferenza della 6 e adesso nella riccia ha una bella gatta da pelare. Vediamo se tenterà un tiro di jump o se andrà di sponda. Ha smontato il suo break, togliendo la parte posteriore del calcio. E quindi adesso proverà un tiro di jump. Biglia imbucata in modo eccezionale, grandissimo, grandissimo tiro, fortunato perché la biglia ha praticamente camminato sul bordo della sponda rischiando di uscire fuori dal tavolo, ma il suo gesto è stato premiato anche dalla fortuna perché la biglia è rimasta sul tavolo e si è anche piazzata bene per la 5. Infatti Monaco con un leggero retro lascia l'angolo perfetto per andare poi dalla 6 alla 7 e se tutto va bene qui hanno la possibilità di portarsi di nuovo in vantaggio per 5-4. Altro centro buca impeccabile della riccia, angolo di 30 gradi, quindi perfetto per andare sull'8. Qui Michele deve solo scegliere da che lato passare, scegliere di andare di due sponde. 8 quasi dritto, adesso nella riccia con un piccolo retro porterà il 9, ecco qui, dritto. E per Monaco non sarà sicuramente un problema imbucare questa 9 che riporta 5-4. Grande partita, molto, molto equilibrata, livello molto molto alto, eccezionale. C'è stato un inizio un po' diesel da parte di Monaco e della Riccia, invece un inizio scoppiettante da parte di Arian Matrizzi e Luca Montanari, che si sono portati 3-0, ma poi quando hanno iniziato a
a carburare Monaco e Della Riccia, la partita è tornata in equilibrio e adesso addirittura per la seconda volta sono passati in vantaggio. Break di Arian, molto buono, non imbuca l'uno per un pelo perché colpisce due o addirittura tre ganassi, tre spigoli, passano dietro la linea di testa la 5 e la 7, quindi il tiro, il break è regolare, e anche se il triangolo lo vedo abbastanza complesso in quanto c'è quel piccolo rec di 6 e 9 che va risolto. Anche in questo caso l'angolo è dall'altro lato, bisogna evitare di coprirsi dietro il 5. Ecco qui, Luca Montanari ci riesce perfettamente. E adesso sono curioso di vedere come andranno a gestire e quindi a liberare quella situazione di 6 e 9. Potrebbero, a mio avviso, provare ad aprire con la 5. Le alternative sono o con la 5 o con la 3. Vediamo, infatti, adesso che stanno ragionando e discutendo proprio sul da farsi, su come risolvere quella situazione. Aprire con il 3 potrebbe essere rischioso, in quanto si può non trovare la giusta situazione, quindi andarsi a coprire con una delle biglie liberate. Andare con la 5 direttamente sulla 6 è anche complicato perché bisogna colpire la 9 o la 6 in modo tale da piazzare la 6, che è la palla subito successiva alla 5. Adesso intanto l'angolo è sbagliato, perché probabilmente voleva lasciarlo dall'altra parte. Vediamo Arian che sta ragionando, cercando di capire quale può essere una possibile soluzione. Un'altra soluzione, senza voler rompere quel mini cluster di 6 e 9, è proprio nel portarla bianca vicino l'8, in quanto il 6, per quello che vedo io, dovrebbe essere imbucabile solo nella buca d'angolo vicino la 7. Arian prova un tiro difficilissimo che gli riesce e trova anche il piazzamento che avevo detto poco fa. Non impeccabile, non dal lato giusto, perché adesso il 6 è sicuramente imbucabile, quindi lo proverà nell'angolo dove c'è la 7. Il problema sarà la gestione della bianca, perché la bianca andrà per forza di cose a rimpallare sulla 9, il rischio può essere che la 9 vada poi ad interferire tra la bianca e la 7. Però, gran tiro di Luca Montanari, che riesce ad evitare che la 9 si sposti troppo. Questo ha comportato un piccolo rischio, in quanto la bianca è andata vicinissima alla buca centrale, sfiorando lo spigolo. E adesso Arian non ha una bellissima situazione, perché qui dovrà tirare fuori un'altra magia come il 3 di due triangoli fa, perché comunque deve alzare la stecca e tirare abbastanza deciso per tornare dall'altra parte. Ci riesce perfettamente. Fenomenale Arian su questi tiri, infatti c'è 2 su 2, ma in modo impeccabile. Il piazzamento non è precisissimo, però per il talento Luca Montanari questa è una palla più che fattibile. L'8 andrà imbucato in angolo, e qui c'è la possibilità di scegliere, perché io proverei a girare, quindi di
di quattro sponde per piazzare il 9 nella buca d'angolo di sinistra. È esattamente quello che fa Luca Montanari. Il giro è perfetto, la linea di uscita è perfetta, che avrebbe anche potuto consentire un piccolo errore di forza. Grande chiusura questa, grande chiusura, grande biglia Arian ha fatto due biglie consecutive eccezionali. La 5 con il piazzamento per la 6 imbucabile solo in quella buca, poi quella 3 a sponda alta e Luca Montanari non ha potuto essere da meno, perché poi nel doppio c'è anche questa situazione psicologica a cui bisogna stare attenti. Se il tuo compagno è su moralmente, è positivo, in automatico ti trasmette questa positività. Quando uno dei due della coppia inizia a giocare male, perdere fiducia, lì è un problema perché tende a portarsi dietro anche il compagno. Le coppie vincenti, a mio avviso, sono quelle che riescono a compensarsi. Cioè, quando uno dei due va un po' giù, va un po' giù moralmente, deve essere l'altro bravo a ritirarlo su. E infatti, a livello, oltre che il livello tecnico nel doppio, è fondamentale proprio l'aspetto psicologico, l'aspetto mentale. Tant'è vero che per poter giocare insieme serve tanto feeling, serve tanta fiducia. Perché anche il fatto di non avere fiducia nel tuo compagno può pregiudicare la tua prestazione e anche la sua. Infatti io sono dell'idea che se si sceglie di giocare insieme, tutti e due sanno giocare, quindi bisogna lasciar spazio. Se poi uno è in difficoltà, può chiedere al compagno o perlomeno può chiedere la preferenza su un angolo di piazzamento. Comunque, queste poi sono scelte che ogni coppia fa a modo suo, e questo alla fine è solo, diciamo, quello che è il mio pensiero. Intanto, in questa eccezionale partita, siamo arrivati su un risultato di 5 pari. Break regolare, due biglie imbucate. Sfortunati perché non vedono direttamente la biglia 2, quindi probabilmente opteranno per un push out. Adesso Michele Monaco dovrà scegliere dove andare a posizionare la bianca, dove tirare la bianca, anche senza colpire la biglia on, che in questo caso è la 2, e poi starà ad Arian e Luca, che al loro ingresso al tavolo, tra l'altro, ecco, questa è un'altra regola, quando i giocatori entrano al tavolo per giocare, possono in ogni triangolo scegliere chi inizia. Quindi in questo caso, dopo questo tiro, Arian e Luca potranno mettersi d'accordo e scegliere loro su chi dei due inizierà a tirare. Intanto vediamo che ovviamente con il risultato su 5 pari qui non bisogna fare errori, quindi Michele Monaco sta pensando attentamente al tiro. Cercherà di lasciare, ecco, lascia la 2 a vista, ma lascia un tiro di una difficoltà estrema, perché se si vuole imbucare i 2, stiamo parlando di un taglio di 80 gradi da sottosponda. Un tiro difficilissimo con rischio anche pallino al centro. Altrimenti Arian dovrà tirare una difesa portando il 2 verso l'8, e infatti proprio così fa, e cerca l'interferenza del muro 8, 9 e 3. Difesa che gli è uscita abbastanza bene, ma lascia comunque un pezzo di 2 a vista. Quindi adesso per
della riccia c'è la possibilità di poter tirare una controdifesa. Vediamo intanto Monaco che prende la mira, perché con la sua esperienza cerca di consigliare al suo compagno come poter far difesa. Probabilmente colpirà il 2 dritto, tipo rubando un termine dal nostro sport cugino italiano, cercando una sorta di filotto, quindi portando il 2 dall'altra parte del tavolo. La bianca batterà la sponda lunga, restando dietro a 8 e 9. Difesa che anche qui esce abbastanza bene, ma lascia comunque la palla a vista. Per fortuna in tutti i casi la 2 non è imbucabile, perché si è andata ad incollare al 6. Vediamo adesso Arian cosa deciderà di fare, perché l'importante è non lasciare tavolo aperto. Ecco, anche andando a liberare la 2, qui ci si può permettere anche forse un errore, perché comunque c'è quella situazione di cluster di 5-7 che è difficoltosa, non permette di chiudere il tavolo agevolmente. Quindi probabilmente questo sarà un triangolo abbastanza lungo come tempi, perché inizieranno a giocare difese. Anche in questo caso vedo una difesa, anzi forse le difese possibili sono 2. Io Monaco sfila da un lato la 2 e le porta agli estremi delle sponde, attaccando la bianca sponda. Ecco, la bianca sponda è sempre un problema, è sempre fastidioso tirare da sotto sponda. È quella che si potrebbe definire una mezza difesa, una difesa parziale, se così vogliamo dire. Adesso Arian andrà a candela, quindi prova direttamente di una sponda, impatta molto bene, vediamo se questa bianca esce. Non esce, quindi trova anche in questo caso una controdifesa. Molto bravo Arian, anche fortunato, perché non so se ha cercato l'imbucata, no, ma sicuramente non ha cercato questa divisione fatta in questo modo. E adesso vediamo della riccia come risolverà. Addirittura prova ad alzare la stecca per fare il test e vedere se vista la distanza, vista la bianca in mezzo al tavolo, può provare un tiro di jump. Ma Monaco, da quanto vedo, gli sta sconsigliando la scelta e gli consiglia invece di andare di una sponda e provare a lasciare la bianca in quella zona del tavolo e portare il 2 invece dall'altra parte. Vediamo chi avrà la meglio nelle due scelte. Vedo che Della Riccia è andato a prendere il suo jump, quindi proverà un tiro di attacco. Importantissimo anzi in questo caso è non fare fallo, perché vista la scomodità, quello che può succedere è che non riesca ad affondare bene la steccata per il jump e il mancato salto vada poi a liberare, a colpire appunto la 5 e la 7 andandola a liberare, che sono un po' quella chiave, quella sicurezza che è un grandissimo tiro. Grandissimo tiro, sfortunato, perché un giro di palla in più e vedeva anche il 3. È riuscito addirittura a dare dell'effetto, ha colpito il 2 pieno, la bianca è andata avanti, girando addirittura due sponde, per una palla è rimasto un pizzico corto. Veramente sorprendente questo Della Riccia.
siamo 5 pari, questo è un triangolo fondamentale, importantissimo. Chi vince questo si porta ad 1 dalla vittoria di questo torneo. Michele Monaco proverà anche lui un tiro di jump, vediamo se riusciranno a fare 2 jump consecutivi. Non so se ha tirato risponda, probabilmente ha cercato un'imbucata diretta. Non la trova, ma sì, lascia l'imbucata del 3 da una posizione non comodissima. Il problema sarà adesso vedere se... perché la cosa migliore sarebbe quella di tirare piano e lasciare il 5 verso il centro, ma non so se c'è una proporzione giusta di forze, nel senso, per far arrivare il 3 nella buca di centro la bianca scappa. Infatti qui Luca tira più forte e lascia ad Arian questa 5, vediamo se passa, dobbiamo vedere se passa al centro, deve evitare il 7, dovrebbe passarla 5. È stato un po' superficiale qui Luca, perché Arian gli aveva indicato una posizione un pizzico più a centro tavolo. Luca è arrivato un po' corto, quindi adesso Arian ha un tiro difficoltoso perché deve passare vicinissimo alla 7 rischiando di fare fallo. E in più si trova il 6 sotto la stecca, però qui il suo eccezionale talento lo porta ad imbucare come un robot questa palla. Ha rischiato un pochino, però è andata bene. Andiamo a Montanari, adesso tira liscio, senza effetti, solo ad imbucare la palla, il piazzamento è naturale, l'angolo è giusto per andare ad appoggiarsi su sponda lunga, risalire un pochino verso centro tavolo e lasciare un 8 sicuramente non semplicissimo. Vediamo se la scelta di Arian sarà questa oppure se forzerà di più la palla per avvicinarsi il più possibile. Infatti Arian fa proprio così, tira un missile inchiodando la biglia a centro buca, riesce con quel poco angolo che aveva, giocando di colpo, quindi giocando un colpo in pancia con un pizzico di effetto, a tornare dall'altra parte del tavolo e lasciare una 8 più comoda a Montanari, che la infila di pochissimo. La biglia tocca i 2 ganassi, resta in bilico per qualche secondo, poi va giù. Arian per il 9 e sono 6-5. Uno dalla vittoria per Matrizzi e Montanari. Adesso sono loro al break. Dovrebbe spaccare, se non ricordo male, proprio Arian. Vediamo la 1, la 4. 4 va in buca. 3 biglie superano la linea di testa, quindi il break è regolare. Una biglia imbucata, l'1 bisogna capire se è imbucabile, perché c'è quella 7 che dà fastidio, dovrebbe ostruire la visuale per l'1. Un po' sfortunato qui Arian, ha fatto un gran break, non ha portato la bianca a centro tavolo, che è uno degli obiettivi,
è stato sfortunato però perché la 1, che in realtà sarebbe dovuta entrare, ha beccato, ha preso lo spigolo ed è tornata dall'altra parte e l'ha coperta. Quindi adesso Montanari prova con un jump, ma non riesce, ma il bello e il brutto del Palanove, il bello in questo caso per Matrizzi e Montanari, il brutto per Monaco e Della Riccia, la 1 ha girato il tavolo, è entrata lo stesso, e qui dice troppo bene, quando è così vuol dire che il torneo è tuo, vuol dire che devi vincere, perché due fluke consecutivi è veramente una rarità, di quelle cose che si vedono poche volte in un torneo. Qui l'abbiamo visto due volte consecutive nello stesso triangolo, non solo la palla ma anche il piazzamento. Qui Arian ha completamente sbagliato la 2, che ha girato poi di tre sponde ed è entrata, e qui adesso sono stati puniti dalla fortuna. Io l'ho anche tirata un po' io, forse dicendo che dovevano vincere, ma sono stati puniti perché sono stati prima fortunati in due situazioni, ma adesso poi hanno praticamente lasciato palla in mano e gioco a Monaco e Della Riccia. Vediamo se riusciranno a chiudere queste 5 palle per portarsi sul 6 pari e andare quindi ad un ultimo triangolo decisivo. Della Riccia proverà con colpo sotto a sinistra, tornare tra la 9 e la buca di centro. Tiro perfetto. Io sono dell'idea che il tavolo, quando fai un errore grave, ti punisce. Questo è un po' un pensiero che hanno tutti i giocatori. Nel caso di Matrizzi e Montanari hanno avuto due grazie, perché hanno sbagliato due biglie, ma nonostante ciò hanno avuto due fluke, quindi le biglie sono entrate lo stesso. Poi nel tiro successivo Montanari è andato giù con la bianca in modo diretto, quindi neanche per sfortuna ma per un errore. Vediamo se questo errore, vediamo quanto peserà questo errore, se riporterà alla sconfitta o se riusciranno comunque a risalire. Intanto qui nella Riccia Monaco cercano la chiusura, questo set è un po' scomodo, ma con quello che abbiamo visto stasera di della Riccia, ecco, forse qui si è fatta sentire un po' la tensione, la paura di sbagliare, anche la forzatura, perché non era sufficiente imbucare la biglia, voleva anche avvicinare la bianca alla 8. Adesso Arian e Montanari prendono tempo, perché un po' per gestire quella che può essere la tensione, sanno che fatte queste tre biglie si aggiudicano il titolo. Il taglio è brutto, e l'uscita è verso la 8, sarà dura per Arian riuscire a tenerla bianca per piazzare l'8, ma con le sue doti tutto è possibile. Ci pensa attentamente, fa un giro intorno al tavolo proprio per capire come poter imbucare questa 7, che già di per sé è una brutta imbucata, è abbastanza difficoltosa. Imbuca dall'altro lato e questo è un tiro eccezionale. Qui Arian ha praticamente risolto
il problema in un modo che apparentemente sembra semplice, invece lui ha scelto di imbucare nella buca più difficile, perché la buca naturale per quella 7 doveva essere l'altra, ma l'altra non gli permetteva di tenere il pallino, di tenerla bianca per piazzare l'8. Con un colpo sotto abbastanza importante è riuscito a imbucare dall'altro lato, tenere la bianca, avvicinarla praticamente all'8, e adesso Montanari non ha avuto difficoltà, anche se con il bridge, a tirare quella 8, e Matrizzi si avvia per tirare la 9 della vittoria imbucata. Complimenti a Arian Matrizzi e Luca Montanari, che vincono questo torneo in finale con Michele Monaco e Della Riccia. Gran bella partita, Gabriele, cosa ne pensi, vero? È una bella partita di livello altissimo proprio, ha tenuto un buon livello, pochi errori, molto bravi. Sì, sì. E domani abbiamo l'IPT, giusto? Sì, domani parte l'IPT con che vedrà impegnati i nazionali, le Serie A e le Serie B. Perfetto, e allora un appuntamento domani. Ci vediamo domani con tutti i tavoli live.